Quando vivevo in Sicilia ho vissuto un'incredibile quantità di esperienze lavorative di sfruttamento. Vi racconto un episodio che mi ha fatto più male di altri. Avevo 19 anni, lavoravo per un'impresa di costruzioni scrivendo le gare d'appalto, lasciando mance, ovviamente, chiamiamole così, facendo la schiava con gli orari, arrivando ad anticipare con i miei soldi le gestioni per partecipare alle gare. Un giorno il mio capo mi ha detto che mi voleva assumere con un contratto regolare. Io, ovviamente, scema, ci ho creduto. Per un anno io ho guadagnato 400 euro firmando una busta paga di 1200 euro e firmando un assegno di 1200 euro che poi dovevo cambiare in banca e lasciare la differenza a lui. E il peggio è che sempre mi sembrava normale, tutto mi è sempre sembrato normale e ora mi sembra fantastico che i giovani si ribellino a quello che non è normale. Ed è giusto così. Esatto, ed è giusto che si ribellino. Chi continuerà ad accettare queste ingiustizie, queste paghe misere e le ore lavorative assurde delle quali sentiamo parlare ogni singolo giorno, sta semplicemente assecondando tutti quegli imprenditori che pensano alle loro tasche e che hanno il coraggio di offrire questi stipendi ridicoli. E tu hai mai avuto un'esperienza del genere? Fammelo sapere nei commenti.